Così ti impari me. Oxitamba. Così ti impari Oxitamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, ma dai, Socrate lo disse. Così ti impari me. Oxitamba. Così ti impari Oxitamba. Quante cose scopriremo insieme su Telebari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telebari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Celie, così ti impari su Radio Bari. In TV, in radio e sui social. E su Elchio. Buongiorno, buon lunedì, benvenuti. Come sta? Ma no, oggi vediamo. Mi metto così. A posto. Sei elegante. È perché oggi è la settimana che ci porterà al Natale, quindi dobbiamo stiamo impricciati dal punto di vista religioso, ma soprattutto dal punto di vista gastronomico. Non si scherza dalle nostre parti. Benvenuti, benvenuti. 54esima puntata. E salutiamo doverosamente e in maniera anche spontanea, bellissima e sentita i nostri sponsor, i supermercati Doc e Famila. Buongiorno chiaramente a voi, e chiaramente facciamo l'appello soprattutto perché chiaramente, nel senso, l'ho detto tante volte, perché oggi la piccola Chiara è assente, viva! Oh, finalmente, questo high size per un giorno, non si può sentire. Va bene. Buongiorno a tutti, tranne a Gonnella. Oh, bello, la voce della verità. Sta Gonnella, vediamo, Gonnella ci sei? Gonnella sta, è tornato Gonnella, c'è De Sandi, buongiorno De Sandi, c'è Gentile con i suoi gesti gentili, Chicco, Giulio Russo, Natilla, Federico Semplice, Maggi, tutti stanno, quindi andiamo avanti, mi raccomando. Ma la presenza più importante soprattutto è vostra, a distanza, in smart working. Ormai siamo inglesismi, si sprecano. Allo 080 501 46 68 oppure 080 501 99 98 per i messaggi vocali su WhatsApp. Mi raccomando, salutiamo tutti gli abitanti della Basilicata, tutti gli abitanti della Puglia. Ricordatevi, la parola chiave è interattività. E un po' di iperattività, ma non assai. Oggi parleremo innanzitutto del mio mito, il mito incontrastato, il mio idolo artistico, Edoardo De Filippo. Guarda, oggi è bello, parlo di un nonno, somiglia a mio nonno. Innanzitutto perché mio figlio si chiama Edoardo con la O, saluto mio figlio Edoardo con la O, che significa protettore della ricchezza, ricco guardiano, me l'ho segnato pure. Invece questa è la variante napoletanizzante ispanica, capito? Edoardo con la U, che è affascinante, capito? Io mio figlio l'avrei potuto pure chiamare Edoardo con la U, ma mi sembrava un po' troppo, capito? Un po' troppo estremista, manteniamoci, capito? Sennò poi... Allora, quindi questa... Perché Edoardo De Filippo? Oltre perché è una colonna portante del teatro, non solo napoletano, ma del teatro mondiale. Ricordiamo che le sue opere sono state tradotte in tantissime lingue. E in Russia Edoardo De Filippo è famosissimo. La sua Filumena Marturano fece record in cassa incredibile in Russia, in Inghilterra, in Argentina. Dovunque, siccome è un periodo prenatalizio e da oggi mi sa che da oggi rimettono anche tutte le commedie di Edoardo De Filippo su Rai Play. Su Rai Play potete vedere 40 commedie che ci ha lasciato. Bene, prima finitevi della trasmissione, continuate, cioè vedete su una televisione, accendete due televisioni, una sintonizzate sempre su Telebar e col telefonino vedete su Rai Play, capito? Potete vedere tutte le commedie di Edoardo De Filippo. Quindi il classico periodo prenatalizio, Edoardo proprio giovane, proprio in gang, anche perché domani, vi prometto, parleremo di una commedia specifica, forse la più famosa, che è Natale in casa Cupiello. Ne parliamo domani, una promessa. Stiamo quindi, nacque a Napoli, bello, mi piace quando inizio così alla focus maniera, nacque a Napoli il 24 maggio 1900 e morì a Roma il 31 ottobre 1984.
E importante anche, mi viene in mente del figlio Luca De Filippo, grandissimo attore, morto purtroppo pochi anni fa, giovanissimo, che stava cercando di portare avanti tutte le commedie, non stava cercando, le portava con grande maestria, le commedie del padre, grande attore. Oh, intanto vi lancio la domanda, il pensiero quotidiano su cui potete interagire. È notorio che Edoardo era fanatico, ma soprattutto esperto di cucina, ma cucina anche la cosiddetta famosa cucina povera di Edoardo. Praticamente lui fece un libro che fu pubblicato dalla moglie, l'ultima moglie, Isabella Quarantotti, che si intitolava Si cucina come voglio, la cucina povera di Edoardo. E il suo piatto preferito era il ragù. Vi piace il ragù? Gonnella, quanti ragù avrai mangiato tu nella tua vita? Di, secondo te? Allora, conoscete ricette del ragù memorabile? Avete ricordi legati a questo piatto straordinario? Come è fatto quello tradizionale della vostra città? Sinonimi di ragù, piatti che sono buoni come ragù, insomma... Siete liberi di fare quello che volete, di dire quello che volete su questo ragù che deriva dal francese ragù. Pensate, questa parola deriva dal francese che significa un piatto ricco di condimenti che stuzzica l'appetito. Capito? Tutto sta con ragù. Il francese, come il dialetto barese, ha il dono della sintesi. Allo 080 501 46 68 ce lo potete dire, 080 501 99 98. Ricordi legati al ragù, la domenica con la nonna, madonna, nominate la nonna. Ehi, per piacere. Va bene, torniamo a noi. Considerato uno dei più importanti autori teatrali e attori italiani del Novecento, chiaramente voi ricordate, figlio di Edoardo Scarpetta, che è colui che ha scritto Miseria e nobiltà, Vincenzo me pad a me, quello che ha scritto Un turco napoletano, nella versione più conosciuta, quella del film cinematografica del film di Totò, Edoardo Scarpetta, che costituiva degli harem, capito? E era il padre naturale di Edoardo De Filippo. De Filippo è il cognome della mamma di Edoardo, perché il cognome non gliel'aveva potuto dare. Ci sono tantissimi film e documentari in giro, potete vederli, sono emozionantissimi. C'è subito una telefonata e io dico pronto! E io rispondo pronto. Buongiorno. Ciao Jackie. Allora, ciao. Ti piace Edoardo De Filippo, Jackie? Moltissimo, ho fatto anche una commedia quando ero giovane. Non conosco nessuno a cui non piaccia. Tu pensa che io ho fatto appassionare Edoardo De Filippo gente che con il dialetto napoletano non aveva niente a che fare per un problema linguistico. Si sono innamorati perché è internazionale. Allora, che ci dici, Jackie, oggi? È quello che ho fatto io, ho interpretato io, Non ti pago è la commedia. Oh, che parte facevi a Non ti pago? È quello che era campagnolo che andavo dall'avvocato che voleva i soldi. Ah, okay. Sì, no, lo so la storia, praticamente volevo sapere che a parte di attore facevi, quindi praticamente, ma non eri il protagonista, Ferdinando? No, però c'aveva una bella parte nel... ho capito, quello campagnolo, forse tu intendi l'assistente di Ferdinando Quagliuolo. L'assistente, sì, quello che con lui leggeva i numeri sul terrazzo. Fantastico, le vedevano questa commedia, Non ti pago, è fantastica, perché il padre di questo protagonista, Ferdinando Quagliuolo, va in sogno, invece che a lui, va in sogno al suo nemico giurato, che sarebbe poi il suo futuro genero, scambiandolo soltanto perché va in sogno nella casa sbagliata dove prima abitava il figlio, una cosa favolosa, e gli dà dei numeri, 1, 2, 3, 4, qua, perna secca su Napoli e mitute 50 lire in gop. È vero. Fantastico. Non ti pago. C'è anche la versione cinematografica dove la parte del genero la fa Peppino De Filippo, che nella vita reale con Edoardo si scornavano brutto. Pappagone. Bravo, Pappagone. Erano sempre in lite e alla fine mi sa che addirittura al funerale di Peppino Edoardo manco ci andò, oppure ci andò proprio. Vabbè. Allora, Jackie, poi che altro? Sul ragù. Sì, qualche ricordo sul ragù? Di mia madre, mi ricordo. Vabbè, il ragù. I vari pezzi di carne con il pezzo del prosciutto di maiale dentro. Ma no, proprio piace che oggi è lunedì. Chissà che cosa troveremo a casa a pranzo. Le braciole,
riempite con le strisce di lardo. Ma no, i nervetti, i nervetti, anche i nervetti. Mi stai facendo svenire gonnella, guarda che sta Madonna, man. Chiami, sta svenendo, chiami, De Sandi, ma da capoclasse si preferisce il ragù come lo sta descrivendo Jackie oppure la verdura? Il ragù, dai. Okay. Le domande di Pierino, bro. Sì, la cosiddetta domanda retorica. No, più retorica the case, bro, mamma mia. Allora, va bene, grazie Jackie, allora, grazie mille. Buona settimana di Natale, a te. Prenatalizia. Ciao. Allora, di Edoardo De Filippo, vabbè, parleremo anche domani di Natale Casacupiano, si può parlare a 360 gradi liberamente. E lui fu anche eletto senatore a vita dal presidente Pertini, è un personaggio importantissimo, ragazzi, dovete conoscerlo, perché non è legato alla lingua napoletana e usava le parole con un colore particolare, scrisse anche una poesia famosissima, O colore delle parole, praticamente dimostrando che le parole, nonostante anche nella loro semplicità, hanno tutte gradazioni e tonalità di colore che noi utilizziamo senza manco rendercene conto, mentre il poeta e l'attore lo sa e fa breccia nel nostro cuore, questa è la differenza. Buongiorno professore, sono Giusy. Ragù è il must have della domenica, che sia inverno, che sia estate, sì. Con 45 gradi la domenica, soprattutto se c'è nonna, è il ragù, e che c'è. Lei pronuncia in dialetto ragum, è come se avesse una M finale, che però resta sorda. Equivalente, ecco, al ragù, con la stessa bontà, lei fa anche quello con le bracciole di trippa. Penso che debbano diventare, ecco, patrimonio dell'umanità. Dell'UNESCO. Un abbraccio, ciao. Patrimonio dell'UNESCO praticamente, anzi patrimonio del UNESCO, non è perché ci sto le braccio la manga a casa. Pronto, telefonata. Pronto, buongiorno, sono Ada da Bari. Ciao Ada, dimmi. Ciao, ho chiamato perché vorrei ringraziare pubblicamente mio marito per avermi fatto scoprire Edoardo De Filippo, del quale mi sono completamente innamorata e da anni lo vediamo, lo guardiamo insieme e ogni volta imparo cose nuove. E niente, volevo ciao, grazie pubblicamente. Beh, qua devi mettere la colonna sonora tipo, sai, di Maria De Filippi, apri la busta, se non ma, si era capito. Ma possiamo capire è mia moglie, è mia moglie. La moglie del maestro, ciao Ada! Ciao a tutti! Grazie, mi ha fatto grazie di questo regalo, grazie mille. Sì, non avevo mai chiamato per oggi, non ho potuto resistere. Grazie. Hai fatto benissimo, quando vuoi. Grazie a questo regalo, non me l'aspettavo. Pubblicità! Ciao, ciao a tutti. Così ti impari me. Così ti impari me. E giù Erichio. Bentornati, seduti. Allora, vi reggo questa che è spettacolare. Questa, poi domani me ne reggo un'altra, ma questa si chiama Oraggio e Sole. Edoardo indegnamente la leggerò. Edoardo la recita nella commedia Gennareniello, che vi consiglio di vedere. Dura poco, dura una quarantina di minuti, ma è un piccolo capolavoro. Solitamente si inizia proprio con quella commedia, perché c'è l'Edoardo più saggio, più malinconico, ma anche più comico. E una tristezza che sta a casa mia, babbio che sole non c'è trasa mai. E sembra scuro che malingonia, una casa senza sole che ne fai? Non si sente una uccella, non si sente, sta casa è fredda pur in tale sta. Appiccio fuoco e l'appicci inutilmente, o solo scarfo o fuoco l'appiccia. Ma tu a dirimbetta te ne sei adunata, t'ha fatta pena casa mia sprovvista, sia cuore buona. E quando l'hai guardata, sta finestrella non l'hai persa e vista. O con uno specchio, o con una rastulella, come sole sta tutta faccia a te, che scusa di spassare la palumella, ne fai cadere un raggio in fronte a me. Facciamo un grande applauso ad Edoardo De Filippo, veramente fantastico. Tra l'altro
è proprio l'espressione dal greco, la parola teatro, sapete che deriva dal greco, che è luogo adibito al vedere, che poi noi non intendiamo gli spettacoli, ma al guardare. Qua, oltre che guardare, c'è il sentire la magia del teatro. Ma chiaramente non è solo Edoardo, oltre a Edoardo ci sono tantissimi attori e noi italiani non possiamo vantare a chili, a tonnellate. L'attore, infatti, è il termine attore, deriva dal latino actus, cioè agire, mettersi in moto, ecco perché si dice azione. Va bene, allora, il personaggio, uno dei personaggi più che legano il rapporto tra Edoardo e Edoardo Scarpetta, il padre, grande autore, comico, parodistico, mentre Edoardo ha svariato, è proprio un drammaturgo, Edoardo, è il personaggio, ad esempio, che sta in una commedia che si intitola Otuone e Marzo, è Turillo Scarola. Praticamente, se lo guardate questa commedia, vi rendete conto che ha dipinto l'immagine che noi a Bari usiamo ogni giorno, che è ecco du vastas. Non sapete che cosa significa vastaso? Il vastaso è il cosiddetto facchino, soprattutto gli scaricatori di porto, anticamente si usava, che significa portare dal greco, portare anche l'acqua. Il vastaso teneva un fazzuito in gap, aveva tutto un uniforme. Ed è ciao scritto Davide, prof... sono già accelerata. Visto che oggi stai parlando di Napoli e Edoardo De Filippo, ti volevo leggere qualche proverbio, i più famosi, più belli, che mi piacciono a me, di Napoli. Ad esempio, te, abba, ogni scarafone è bella mamma soia. Pindanino. La canzone di Pindanino, sì, coffee, è un modo di dire famoso, capito? Sì. Poi sta praticamente però vecchio chiaro l'amico è come un bello quando che non trovo mai bella che questo mi piace veramente Davide poi sta quello che dice a me la parola e che la canunza dice questo è un altro proverbio il silenzio che stai dici poi vediamo un altro chi peccas fa o lupo sa magna o lupo sa magna poi un altro proverbio che mi piace questo è più bello Davide dei proverbi napoletani a vita in apertura e coscia e una chiusura e coscia è il leitmotiv della vita di ogni persona il leitmotiv inizia con un piacere perché si nasce con un rapporto d'amore e poi finisce dove? In dotatura. Ciao Davide. Si nasce appunto con un atto d'amore e si finisce nel tavuto. Tavuto è una parola che noi abbiamo preso anche dal saraceno, non pensate che è tabut. Se dite a un ragazzo che viene dal Nord Africa tabut, lui vi dirà il loculo. Fate questa prova. Una telefonata, pronto? Ciao Davide, sono io. Ciao cara. Ciao a tutti, buongiorno. Lo conosci Edoardo De Filippo? Certo, mai... Le opere di De Filippo. Bello, Natale in casa Cupiello, domani parleremo di quella. Sì, così il giorno 24 te la vedi. Ok, va bene, me lo vado a vedere dal tablet su RaiPlay. Va bene. Allora, le mie opere preferite di Edoardo sono Filumina Maturana, Napoli Milionaria, Sabato, Domenica e Lunedì. Bellissima, brava, questa è di buon gusto. Grazie, e dove si parla del ragù, qua in quella commedia, il ragù di Donna Rosa. Purtroppo di quella commedia è successa una cosa, per quella e per un altro paio, mi sa Sic Sic, sono andate perdute le sue registrazioni. Fu durante, non so se si sono perse o bruciate o smagnetizzate all'epoca, esiste solo su YouTube, la potete cercare, di Sabato e Domenica Lunedì, la registrazione audio, e quindi potete immaginare i personaggi. Altrimenti dovete vedere quella versione, correggimi De Sandi, di Lina Wertmüller di tanti anni fa, dove c'era... Sofia Loren, Luca De Filippo, bellissima, bellissima la versione fatta per la TV da Lina Wertmüller. Guardate quella, oppure la versione di Sorrentino fatta quello per... Vabbè, però diciamo che quella di Lina Wertmüller è più fedele ed è bellissima, anche perché tra i personaggi c'è il figlio Luca De Filippo con Sofia Loren. Ragazzi, di che stiamo parlando? Oggi torno a casa e mi vedo quello. Ma allora, dimmi tutto, va bene, allora, Chicca? Per il ragù invece noi non abbiamo ballata una ricetta specifica, però mia nonna mi preparava sempre quello alla bolognese. Buono. Con la carne macinata, il passato di pomodoro. Quello più classico, che poi è quello più buono. Mentre il ragù alla genovese invece, quello com'è? Che differenza c'è tra ragù alla genovese? No, non l'ho mai mangiato il ragù quello alla genovese. Quello napoletano, dici? È bianco. Ciao, Chicca. Quello è bianco, con la cipolla, giusto? Esatto, c'è la cipolla. Tantissima cipolla. Ma buonissimo. Napoletano. È la carota, dice Gentile. Ma caro un ciume di cavolo, curago con le braccia di cavallino. E cioè, poi praticamente, quante ore di palestra bisogna fare per smaltire? Boh, ce ne frega, no.
Ma veramente, sai quelle puntate che escono, quelle trasmissioni che escono i minuti per smaltire le calorie? Macarone ci mette con le ragù. Gentile dice pure la carota. Confermare, carota. Ecco, confermate? Sì, gentile. Va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ciao, la nonna. E tu oggi stai parlando di Edoardo Filippi di Napoli. Abbiamo sorcato un ecco. Praticamente, tanto anni fa, facciamo qua con omini, organizzo il pullman, no? L'autobus, per andare a Napoli a fare la gita di un giorno. Avremmo spaccato e asce partem cu pullman la sì. Non partim mi pare il venerdì mattina alle 5 di mattina sì. E arvam su sabato a mezzadì quando dei parvanno madonna me che viaggio lungo pensi che qua, uno faccio l'autista sì. Mi proverbio dice vedi Napoli e poi muori sto camerigia prima arriva faccio uno ma cosa buona ogni tanto la no. Vabbè in gioco perché a questa gita la sì. Nonna veni porca da scimmietta brottaci non mal di crocifissa basta sto dissing quel si crede bella si credeva bella mentre a camminare via caracciolo disse sono la regina di Napoli che stai king in the palace che sono la regina insomma non se la filava nessuno no. Finché passa uno e fa signora sì. Vuole venire con me o di altro dice in Napoletano proprio così adesso che c'è già lo spazio mamma disse invece che codla la protezione perché scompte una scresse crocifisso di signor c'è una parte di Pulcinella vacante allora volete fare voi Pulcinella stasera allo spettacolo ma veramente che dalla non la faccio non la sapevo dove la aveva mettere capi quella di sempre chi si sente lì ma chi è vabbè la no domani se tengo il tempo zitto zitti dico gli altri fatti zitto zitti prego marca di zitto e la nonna proposta ci passa da che svanna portimi che io non bascassi la nonna che tengo il piede gonfio gonfio però te un rotolo di mortadella che cosa devo portare portimi stava a dire portimi una 3-4 kg di salsiccia a punta di coltello che da me mi piace bello il patate ma ciao la nonna fammi sto piacere la nonna e io te la porto però nonna cioè non si può fare in tre parole tre prequechi portimi il cortello la salciccia e che cazzo signor Pat sono crocifisso la signor capita di rimetta a vostra no sì lo non so non è vero signor David non è vero questa gita di Napoli che mi hanno scambiato per Pulcinella a me per Pulcinella e quando ho camminato per via Caracciolo proprio con la classe cominciavano tricche track tricche ballà con lo spar di sugio quel giorno e c'è un'espressione straordinaria per me madonna signor Pat vostra non invece la per una ciazzina secolo della montagna della Bruce con questa cuffia qua che teneva in testa il nonno che non accocchiava due parole in italiano come la vetro di sei ma qua al posto siete venuti qua non c'è nessun santuario l'avevano per il pellegrinaggio di Lourdes della Madonna dell'Ingorona sì. Signor Paz io non sono abituata a viaggiare io sono abituata a viaggiare è vero sono sola sono una donna sola perché mio marito è morto e mio marito la prima lo sappiamo dobbiamo chiudere signora crocifissa però da tante volte ve lo voglio ripetere per farvi capire che tutto quello che fa lo faccio con la fatica io sono una donna signor mi fido pur da viaggiare a me signor questa cosa deve finire ha detto che deve raccontare altri gossi di questi viaggi a Napoli e gli raccontasco lo prossimo va bene allora, ciao crocifissa no, ciao basta non ti sopportiamo più a domani ciao così ti impari me oxidamba così ti impari oxidamba come disse un vecchio saggio di Atene così ti impari Socrate lo dice. Così ti impari me. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Quante cose scopriremo insieme su tele pari. Veramente sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni. Se i meteoriti fossero piccoli chiangoni. Così ti impari. Su tele pari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari su Radio Bari, in TV, in radio e sui social. E giù è di chiù.